Ecco, ma Alice, Alice, Alice. Apre Alice e chiudo io. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Abbiamo l'onore di ospitare dei rappresentanti importanti che sono qui a parlarci di un tema veramente delicato che l'amministrazione vuole affrontare insieme alla cittadinanza, per condividere con la cittadinanza una tematica veramente importante. Quindi abbiamo Giuseppe Profita, ricordo il tuo nome, Agostino Pomella. Perfetto, l'assessore alla salute bianca e alle politiche sociali, il signor sindaco Francesco Giunta, al quale cedo subito la parola. Grazie Licia. Devo dire che oggi siamo qui per lanciare un appello e per farci portavoce rispetto a delle esigenze, come correttamente diceva il nostro vice sindaco, che stanno a cuore a tutti, non solo alle famiglie direttamente interessate. Lo scorso, ve lo dico subito, per cui il documento, 9 ottobre, abbiamo il Comune di Termini Imerese, con una nota a mia firma, ha scritto al Presidente della Città Metropolitana, il professor Luca Orlando, che è il Capo di Gabinetto, al fine di verificare come mai, anche per questo anno scolastico, veniva meno l'assistenza e i servizi per gli studenti speciali, per i ragazzi speciali, per i nostri ragazzi. E purtroppo a distanza di 10 giorni non abbiamo ancora avuto alcun riscontro, ma nemmeno negativo, nemmeno di attenzione, perché si può aprire anche un confronto, e magari la città metropolitana avrebbe potuto anche risponderci prontamente, giustificando la mancanza di fondi, giustificando la mancanza di organizzazione interna, ma invece non abbiamo avuto alcuna risposta. Per questo motivo stamattina abbiamo voluto invitare qui insieme all'assessore Rosa Bobbianco, all'assessore delle politiche sociali, che è quella che si occupa in modo particolare di questo settore così delicato per la nostra città. Abbiamo voluto invitare dei rappresentanti dei genitori, che è già presentato la giovane Giuseppe Profita, e il commendatore Agostino Pomella delle Sly Cobas della città metropolitana. Quindi ora volevo ascoltare prima Agostino, sì, sulla problematica. Io mi presento, sono Agostino Pomella dello Sly Cobas per il sindacato di classe, e ci occupiamo di assistenza ai disabili e dei ragazzi disabili nelle scuole superiori, non comunali, solo scuole superiori. In questi giorni c'è stata una vera lotta fra USR, Ufficio Regionale Scolastico, e Assessorato alla Famiglia e Città Metropolitane di Palermo. Premetto una cosa, in questo momento c'è stata, da ieri già, è stata terminata una gara con 96 operatori specializzati e 113 collaboratori scolastici. La gara è illegale, perché non c'è una legge scritta. L'USR ha mandato dei dati alla città metropolitana con 186 operatori specializzati, e per quanto riguarda l'assessorato alla famiglia, che si occupa dei fondi, già sono stati ripartiti per una somma pari a 31 milioni di euro ripartita per la Sicilia. Quindi non è un problema di soldi, il vero problema è che l'assistenza si deve usare solo specialistica. Premetto una cosa, in questo momento la città metropolitana, ieri l'abbiamo constatato, una delegazione si è presentata alla città metropolitana e un'altra delegazione si è presentata al comune di Palermo. Allora, in merito alla città metropolitana abbiamo incontrato il dottore Currao e la dottoressa Mirto, che si occupano di tutte queste vertenze. Dall'altra parte il segretario particolare Bellia del sindaco Orlando, dove hanno detto che nonostante i dati mandati dall'OSR di 186 operatori specializzati, ancora continuano a visualizzare nelle varie scuole, continuano a controllare se è vero, se è così. Quindi sicuramente qualche cosa in più si verrà a sapere la prossima settimana. Quindi, nonostante un documento è fatto dello Stato, ancora loro continuano sempre a fare queste cose. Quindi si aspetta la prossima settimana per avere i dati certi. Nello stesso tempo, oggi ha iniziato, in merito al trasporto, una piccola associazione a prendere casi un poco più gravi. Per la prossima settimana, almeno per Palermo, sicuramente sarà l'AMAT.
ma ancora nei paesini non si sa niente di certo. Quindi penso che il sindaco dovrà attivarsi insieme alle famiglie, unendo anche gli altri sindaci, perché questa storia non ha da oggi ma almeno 10 anni. Ok, grazie, grazie alla vostra Comella. Sposa Compianto, sono le politiche sociali. Io volevo dire che oltre ad essere assessore alle politiche sociali sono anche coordinatrice di un istituto superiore proprio di Termini Imerese, ed è da quest'estate che lavoriamo comunque con il signor Profida, che ha la figlia iscritta nel nostro istituto, proprio per avere tutte le carte in regola affinché il primo giorno di scuola, perché la lotta più grossa è sempre questa, i ragazzi, i disabili devono iniziare il primo giorno di scuola insieme con i loro compagni. E da parte del nostro istituto, ma penso anche degli altri istituti del territorio, c'è questo, ci siamo sempre attivate, abbiamo sempre chiamato, abbiamo sempre sollecitato, abbiamo già avuto i contatti con le cooperative per iniziare con gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione. Sono tutti pronti e manca per quel sì che oggi il signor Agostino ci ha cercato di spiegare, che da quello che ho capito è qualche bando sbagliato, se non... Sì, il motto è legale, visto che si parla di specializzazione. Che noi comunque non abbiamo risposte in merito, però ripeto. Da parte nostra c'è stata sempre la massima disponibilità nei confronti dei nostri ragazzi, che però, devo essere sincera, frequentano la scuola a orario ridotto. Da parte di questa amministrazione invece ci facciamo veramente carico, perché soprattutto per sensibilizzare e chiedere alla provincia affinché veramente queste cose possono essere risolte nel più breve tempo possibile. I nostri ragazzi hanno bisogno subito dell'assistenza, perché necessitano di figure sempre di riferimento. Peppe Profito. Ringrazio principalmente l'amministrazione e il sindaco in prima persona, perché ricordo dall'inizio della campagna elettorale ha sempre nelle sue nei discorsi nelle piazze ha sempre parlato delle disabilità, e quindi come abbiamo etichettato questo bel nome di ragazzi speciali, la vostra sensibilità, quindi devo dirlo pubblicamente, vi ringrazio perché siete sempre vicini prima e adesso. Ovviamente qui il comune può fare soltanto spalleggiare in questa nostra lotta, sapete benissimo che il problema ricade prettamente nell'area metropolitana, cosiddetta ex provincia. E io dico adesso un motto che lo dico sempre: in Sicilia un ragazzo disabile è disabile 2 volte, perché è letteralmente emarginato. Vi lascio soltanto immaginare che significa iniziare l'anno scolastico senza avere l'aiuto della figura principale, l'assistenza igienico personale. Se un ragazzo, scusate il termine, porta ancora il pannolone, ha bisogno di questa assistenza, questa figura manca. Quindi questa è una cosa gravissima. Purtroppo le istituzioni, le amministrazioni, i dirigenti, i colpevoli di questa macchina che si è fermata non hanno quella sensibilità. Noi ormai ogni genitore siamo già stanchi di una situazione che abbiamo in famiglia, ovviamente, ma non ci siamo arresi, anzi siamo più, scusate il termine, incazzati, e quindi andiamo avanti. Qui io sono come genitore che rappresento un'associazione di Termini Imerese e sono, scusa il termine che ripeto, sono incazzato, ma non mi sono arreso. Abbiamo ognuno di noi un avvocato che, giustamente, per ogni singola procedura abbiamo bisogno dell'avvocato che ci cauteli, che ci gestisca, perché dobbiamo fare sempre ricorsi per le ore di sostegno. Quindi noi ormai nello stato di famiglia abbiamo anche l'avvocato che è in carico nostro. Quindi quello è di sensibilizzare la gente che magari ha dei ragazzi normali, di questo nostro messaggio è quello di fare capire i problemi che noi abbiamo e di starci vicino, perché noi pur con i problemi non ci arrendiamo e ringraziamo l'amministrazione termitana. Io volevo dire una cosa per concludere. Mi sembra di capire dall'intervento di Agostino che probabilmente in questo caso, per fortuna, non è un problema di fondi, di liquidità, no. Ed è ancora più grave. Il problema è un problema probabilmente proprio di organizzazione, di gestione della provincia ex provincia regionale di Palermo. Quindi per questo motivo io non uso il termine forte che ha il diritto di utilizzare un genitore. Ma noi siamo assolutamente convinti e con rabbia e convinzione perseguiremo e procederemo a sollecitare ulteriormente, questa volta perché non abbiamo ottenuto risposte, ed è la cosa ancora più grave, perché ripeto, sotto il punto di vista squisitamente istituzionale,
tra istituzioni c'è uno spirito quantomeno di rispetto e di collaborazione, e qui questo lato non l'abbiamo avuto. Quindi oggi stesso darò incarico agli uffici, alla sezione di politiche sociali, al mio ufficio di gabinetto, di predisporre un ulteriore PEC di sollecito, questa volta richiamando chiaramente quella nostra del 9 ottobre, ma con maggiore fermezza e con convinzione, che attendiamo urgentissimamente una risposta, perché ogni giorno, ogni ora che passa per questi nostri ragazzi speciali, che sono veramente speciali perché hanno caratteristiche e inclinazioni molto spiccate sotto molti punti di vista, hanno anche loro il diritto di competere nella nostra società così come lo fanno come tutti gli altri ragazzi. Quindi grazie ancora per questa visita oggi qui, e l'impegno dell'amministrazione comunale che sin da subito, appena concluderemo questo incontro, proseguiremo nella nostra battaglia al vostro fianco. Grazie. Grazie a voi.